Io mi porto a casa sicuramente il mio fuoco. Credo che non ci sia parola migliore di questa per racchiudere quello che sono stati questi giorni per me. Il fuoco inteso come passione, passione verso di me, verso la vita, verso quello che faccio, verso quello che sono. Calore, creatività, femminilità, fuoco. Energia, fuoco. Quello che mi è stato più utile è il lavoro con la mia ombra più grande, ma anche utile nel senso che rispetto a quel lavoro mi porto a casa il finalmente ti ho trovata. Cioè, è una paura, è una cosa che veramente può spaventare, può far male. Però finalmente sei tu quella da accogliere e non c'è altro da combattere. Ho trovato la cosa giusta da accogliere per fare il passo che mi manca. L'idea che questa cosa può essere fatta non per forza, con forza, cioè quindi non col piccone che deve spaccare quel cubo di ghiaccio, ma con calore, con passione. Basta quello e tutto viene facile.